hanno ottenuto la salvezza 7 giorni fa. Il Lumezzano in teoria potrebbe ancora essere recuperato dal Monza, ma ha vinto gli scontri diretti, di conseguenza già da oggi si può dire confermato nel campionato di Lega Pro. Ma era una pura formalità, così come era una formalità per i Lupi, che vengono seguiti da una ventina di tifosi, probabilmente ce ne saranno anche di più. Stanno già incitando la propria squadra. Giornata soleggiata, ma c'è molto vento qui a Lumezzano, siamo piuttosto in alto, siamo in mezzo alle colline della Val Trompia, e le nuvole comunque incombono su questo pomeriggio. Temperatura piuttosto fresca, come detto a causa dell'altura, la giornata primaverile è solamente dettata dal sole. Ci sono diverse novità nella formazione dell'Avellino: era annunciato fra i titolari Zigoni, era annunciato anche Ermanno Fumagalli, che invece è in panchina. Il tecnico Giovanni Bucaro ha scelto come titolare per la partita di oggi Lorenzo Fortunato. Vedremo se è stata una scelta tecnica, una scelta dettata dalla volontà di lasciare spazio al secondo portiere, ora che l'Avellino ha ottenuto la salvezza matematica, oppure se si tratta di una situazione arrivata dopo una settimana piuttosto difficile in seguito al litigio avvenuto domenica del tecnico siciliano con D'Angelo, che tra l'altro oggi non è fra i convocati ufficialmente, poiché domani deve discutere la tesi di laurea. A proposito, congratulazioni vivissime Angelo D'Angelo. Tuttavia, però, qualche dubbio permane in merito alla una possibile scelta da parte o del giocatore o del tecnico, di tutti e due, di far saltare al centrocampista biancoverde la partita di oggi, in seguito al dissidio avvenuto, in seguito al cambio e al grosso supporto ricevuto dal giocatore da parte del pubblico e forse anche da qualche compagno in occasione del match contro Pavia. Ma rompiamo gli indugi, andiamo a vedere le formazioni che prendono parte a questo incontro. L'Avellino schiera Fortunato fra i pali, difesa 4 con Pezzella, Cardinale, Puleo e Zappacosta. A centrocampo ci sono Millesi, Massimo e Capo, mentre le punte sono De Angelis, Ciam e Arcuri. Risponde la formazione di Davide Nicola con Brignoli fra i pali, Aimo, Stefano Diana, ex Brescia e Parma, Giosa, Luciani e Malagò in difesa, centrocampo a 3 con Datson, Sevieri e Fondi, i trequartisti sono Inglese e Barai a supporto dell'unica punta Baldè. Andiamo a vedere anche le panchine: Bucaro ha a disposizione Fumagalli, Zammuto, Porcaro, Labriola, Malaccari, Ricci e Zigoni. Malaccari e Zigoni erano dati inizialmente fra i titolari. Malaccari doveva sostituire Millesi, che rientra oggi dalla squalifica ricevuta in occasione della partita contro il Como. Izzo è squalificato, non era fra i convocati invece Guerriero, per il quale invece si prospettava un ruolo da titolare, o quantomeno nella distinta, proprio in seguito alla salvezza che la formazione irpina ha ottenuto nella partita contro il Pavia. Davide Nicola invece ha a disposizione secondo portiere Pascarella, poi Gengue, Finazzi, Pini, Ferrari, Guagnetti e Gasparetto. Dirige l'incontro Andrea Tardini di Milano, coadiuvato da Liturco di Collegno e De Franco della sezione di Udine. Fase di riscaldamento, ci si attende qualche centinaio di spettatori sugli spalti. Lo stadio comunale di Lumezzane va pian piano riempiendosi. Direi che per questo primo collegamento è tutto, la linea può tornare a te, Dario. In 10 contro 11, attenzione a Lumezzane che passa in vantaggio con un gol segnato da Roberto Inglese, traversone di Fondi dalla fascia laterale sinistra, passaggio a raso terra, stocchiata di prima del numero 9 della formazione rossoblù. Il pallone è passato sotto il braccio destro di Lorenzo Fortunato e si è insaccato in rete sul primo palo, e va sempre 30 tifosi presenti nel settore ospite. Adesso però c'è una brutta giocata di Pezzella che regala praticamente pallone a Inglese. Inglese entra in area, si libera di Pezzella, la palla sul secondo palo, rete di Inglese. Clamoroso errore di Pezzella, che ha regalato il pallone al numero 9 del Lumezzane, il quale si è inserito in area di rigore partendo dal vertice basso e con il piattone ha messo il pallone sul palo più lontano. Questa volta l'azione si è sviluppata dall'altra parte rispetto, la mette in mezzo e c'è il gol dell'Avellino che riapre la partita. La rete è stata segnata da Zigoni su assist di un compagno, quindi non si trattava di Zigoni in precedenza, giocatore che è entrato in area di rigore, bensì di Malaccari, entrato in area dal vertice alto, ha servito in raso terra dalla destra Zigoni, che di prima intenzione ha anticipato Brignoli e ha spedito il pallone appena sotto la traversa. Punizione battuta a Diana, palla per Gasparetto. In questo momento Tardini dice che può bastare, Lumezzane batte l'Avellino per 2-1.
Andiamo a ricapitolare un po' quanto è accaduto nel corso di questi 94 minuti. Ottimo primo tempo da parte dell'Avellino, che al 12° minuto ha avuto una grossa chance con Arcuri, si è trovato solo di fronte al portiere ma ha calciato addosso a Brignoli. Sul corner seguente Ciam di testa ha sfiorato il palo. Al 37° la traversa colpita da Ciam con il sinistro dal vertice basso dell'area di rigore, poi Millesi al 38° solo di fronte al portiere ha calciato di potenza sul palo lontano da sinistra, però il pallone è finito fuori. Al secondo minuto della ripresa il vantaggio del Lumezzane, al primo tiro in porta il cross da sinistra di Fondi, la stoccata sul primo palo di Inglese e il gol del vantaggio. Al sesto minuto papera da parte di Brignoli che regala la sfera a De Angelis, il quale si gira ma trova l'opposizione del portiere rosso-blu. Al settimo minuto ancora una grande occasione per l'Avellino con Millesi che calcia al volo e trova l'opposizione di Brignoli di piede. Al nono minuto clamoroso errore in fase arretrata di Pezzella, Inglese si inserisce e segna in rasoterra sul palo lontano. Al 79° dopo una lunga fase di stanca della partita accorcia le distanze Zigone su cross da destra di Malaccari, ma poi non succede più nulla, l'Avellino perde per 2-1 e viene scavalcato in classifica dal Lumezzane. Per il momento è tutto, ci risentiremo dopo per le interviste, la linea può tornare a te, Dario.